Quindi non vi do nemmeno niente istruzioni perché ormai sapete esattamente cosa dobbiamo fare adesso. Che la mente si aggancia un po' al respiro. E io sempre penso, dico che il respiro è la casa della mente, quindi quando mi concentro sul respiro è come la mia mente va a casa sua. Perché esattamente come la nostra casa, il respiro ci dà rifugio alla mente. Stabilità, sicurezza. Quindi la mente torna a casa, torna al respiro. Gradualmente il respiro si rallenta. Proprio perché non c'è motivo per cui il respiro deve adesso sbrigarsi o fare in fretta. Perché il corpo sta anche rilassando. Quindi normalmente il respiro corre dietro il corpo e il corpo corre dietro la mente. E la mente corre per conto suo. Adesso invece tutto va al contrario. Perché il corpo non corre da nessuna parte, è rilassato per terra. Il respiro non corre dietro il corpo e la mente sta col respiro. Ok, lentamente apriamo gli occhi, cerchiamo di mantenere questa respirazione anche durante la pratica, quindi respiriamo tranquillamente, mettiamoci in piedi, oggi facciamo una nuova cosa, io non faccio salute al sole, voglio solo vedervi,
intanto lo conoscete già, il saluto al sole, quindi io all'inizio faccio la istruzioni e poi lo fate anche da sole, ok? Quindi facciamo 7 saluti al sole oggi. I primi 2 facciamo con le istruzioni e poi gli altri 5 lo fate per conto vostro. Ok? Uniamo le mani davanti al cuore, respiriamo profondamente. Ed andiamo inspirando, alzo le braccia, espiro, scendo in Uttanasana, inspiro, testa sale, espiro, Chaturanga, inspiro, cobra, espiro, cane, inspiro, torno avanti, testa su, espiro, testa giù, inspiro, vengo su, porto su le braccia, espiro, scendo di nuovo, Uttanasana, inspiro, testa sale, espiro, Chaturanga, inspiro, cobra, espiro, cane, inspiro avanti, testa su, espiro, testa giù, inspiro, vengo su, porto sulle braccia. Ok, vai avanti per conto tuo, vediamo se vi ricordate. Ok, quindi questo è l'ultimo, finiamo. Brava, buon lavoro.
Buon lavoro, io mi sono riposata, mi sono rilassata, non ho fatto niente. Ok ragazzi, c'è una bella bella cosa per la nostra postura, ok? Quando sei arrivata, i capelli, allora, vado vicino, intreccio le dita come sempre e cerco di portare qua le mani, vedete? Quindi sotto le scapole, palmi fuori, ok? E spingi, spingi queste nocche, le mani contro la schiena, ok? Fai un po' scendere le spalle, però automaticamente questo ti dà la postura perfetta, bellissima questa cosa. Quindi sto così, ok? Guardo in avanti, inspiro, ed espirando comincio a scendere avanti con questa schiena dritta e portare la gamba destra dietro. E cerco di arrivare in una posizione dove il mio corpo più o meno sta come la lettera T, ok? Questa è una postura estremamente difficile, ok? Quindi fai attenzione, cerca di mantenere, brave, cerca di mantenere l'equilibrio. Ti senti quelle mani sotto le scapole ed espirando appoggiamo il piede qua dietro, appoggia il piede qua dietro ed inspirando vieni su, porta fuori il busto, alza la testa, guarda dietro, quindi il tallone dietro sta in aria come la mia, le dita stanno giù per terra, mantengo l'equilibrio, rarico piede sinistro, ultimo inspiro, molto difficile qui l'equilibrio, ed espirando sciogliamo, sciogliamo tutto e scendiamo in Uttanasana, piega le gambe, fai scendere la testa e completamente rilassa le spalle e la schiena, perché questa era una postura difficile, forte, forte per la nostra schiena. Quindi rimani qua, poi facciamo Vinyasa, inspiro, alzo la testa, espiro Chaturanga, inspiro Cobra, espiro Kana. Inspiro, torno avanti, testa su, espiro, testa giù, inspiro, vengo su, porto sulle braccia, espiro, salvo. Faccio la stessa cosa di prima, intreccio le dita e poi cerco di portare le mani dove arrivano, che all'inizio magari arrivano lì, se riesci un po' scivoli, strisci verso l'alto, verso le scapole, direttamente sotto le scapole. E poi apri i palmi, spingi contro la schiena. Ti fermi qua in postura della montagna. Senti com'è bella questa postura già adesso. Inspiro, radico il piede destro ed espirando comincio a scendere. Mi raccomando, lentamente. Come scendi davanti, sale la gamba sinistra dietro. Prendo il mio tempo. Cerca di arrivare. Più o meno sentirai il tuo punto massimo, dove arrivi qua. Ripeto, nuova postura molto impegnativa. Quindi sii gentile con te stessa, però fai il tuo meglio. Una volta che sei arrivata, respira tranquillamente, guarda davanti. Respira, brava Caterina. Ok. E adesso lentamente, inspirando, torniamo su ed appoggiamo qua
la luce dietro, la luce sinistro. Inspirando porto fuori il busto, sulla testa, apro il petto. Questo è un piccolo lavoro sulla schiena e mantengo questo qua per 5 respiri. 2. 3. 4. 5. Espirando, sciolgo la postura, lascio andare. E scendo con la schiena rilassata, scendi giù come un pupazzo verso la terra. Rimani qua per qualche respiro per contrastare il lavoro che abbiamo fatto prima. Poi facciamo vignassa, inspiro, alzo la testa, espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Rimaniamo in cane per un po' di tempo, poi ancora. Puoi piegare una gamba e allungare l'altra gamba, fare quel lavoretto lì per cercare di allungare meglio le gambe. Oggi vorrei veramente aprirci e allungarci bene. Adesso inspiro, allungo la gamba destra verso l'alto ed espiro, la porto qua davanti. Appoggio il tallone destro, inspirando vengo su in guerriero 1. Espiro, scendo guerriero 2. Inspiro, guerriero 3. Espirando, porto giù la mano destra, mi giro davanti, due piedi adesso puntano in avanti. Inspiro, allungo le braccia. Espiro, la porto davanti. Braccio destro sotto il braccio sinistro e poi attorno. Puoi aggrappare il polso oppure unire le mani dove arrivi ed inspirando spingi in alto i gomiti, alza la testa, alza il busto, guarda verso la mano sinistra e mantieni questa postura. Sentirai un po' di stress sulla parte lombare della schiena. Caterina, vai piano, gambe tese, ultimo inspiro ed espirando comincio a scendere, scendo, immagina che devi portare i gomiti verso la terra, piega un po' le gambe, spingi dietro coccige, scendi quanto puoi verso la terra. Se riesci appoggi l'avambraccio, se non riesci a appoggiare, tieni nell'aria e sciogli il collo. Adesso espirando, sciogli le braccia, vedi che facciamo la pratica un po' più dinamico. Ed inspirando, vieni avanti con le mani. Piega la gamba destra, raddrizza la gamba sinistra ed inspirando entra in passo con asana. Espira, scendi con la mano destra, appoggia il ginocchio sinistro, porta le mani in avanti e andiamo in lucertola.
Fai scendere la testa. Se riesci, appoggi l'avambraccia. Se no, tieni le mani giù e fai la lucertola. Allunga la gamba. Inspirando, torni su, torni indietro con le mani e vai dietro in Chaturanga, facciamo Vinyasa. Allunga bene le gambe di nuovo. Inspira, alza la gamba sinistra, dietro, ed espirando, portala avanti. Appoggia i piedi per il guerriero, tallone destro giù ed inspirando, vieni su in guerriero, uno. Espira, scendi in guerriero 2. Inspira, guerriero 3. Espiro, scendo col braccio sinistro e mi giro in avanti. Ok? Io mi giro verso di voi di nuovo. Inspirando, allungo le braccia. Espiro, braccio sinistro, sotto braccio destro in avanti e poi attorno. Quindi cerca di fare questa freccia con le braccia. Questa è già una cosa per i nodi, no? Se riesci, prendi il polso, se no, metti le mani come sono. Ed inspirando, gentilmente, comincia a alzare i gomiti. E vedrai che come alzi i gomiti, la schiena va sempre più dietro, quindi devi capire quanto puoi andare dietro con la schiena, perché questo porta un sacco di stress sul lombare. Fai attenzione, respira. Ultimo inspiro qua, ed respirando comincio a scendere. Mentre sto scendendo, piego anche le gambe un po' alle ginocchia perché non voglio far fuori le ginocchia. Spingo dietro il coccige perché voglio salvaguardare lombare. E scendo, scendo, scendo. Vedo fino a che punto arrivo. Caterina, non scendere troppo. Fa scendere anche la testa, rilassa il cuore. Rimani in questa posizione. Bravissime, bel lavoro. Ok, adesso piano piano, espirando, sciolgo le braccia e giro avanti a sinistra, così che la gamba sinistra sta davanti. Porto la mano destra giù per terra, in linea col piede sinistro, piede destro guarda davanti. Ed inspirando mi apro in Parsvakonasana. Respira. Ultimo inspiro ed espirando scendo col braccio sinistro, porto all'interno della gamba sinistra. Appoggio il ginocchio destro per terra. Vedo quanto posso andare avanti con le mani. Più che vai avanti, più stai scendendo col busto, più stai lavorando sull'anca sinistra. Vedi il tuo punto, dove stai? Vecchi studenti, potete appoggiare l'avambraccio. Ognuno di noi stiamo in posti diversi, ovunque sei, cerca di rilassarti e respirare profondamente. Sciogli il collo.
Brava. Quindi questa è una postura che va verso la terra. Ok. Inspiro, alzo la testa, espiro, richiamo le mani, vado in chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, can. Inspiro, sale la gamba destra. Espiro, la porto in avanti. Appoggio il ginocchio sinistro. E vengo su. Adesso col busto ruoto fuori a sinistra. Così. Ok, quindi questa gamba guarda davanti. Puoi appoggiare la mano qua all'inizio per spingere il ginocchio, così che non crolla il ginocchio così. Oh, adesso crollo io. Quindi se crolla il ginocchio così non va bene. Piede deve stare giù per terra, piatto. Questo guarda davanti. Mentre io mi apro qua. Inspiro, porto sul braccio destro e poi giù la mano. E poi aggrappo con la mano sinistra, così. E questa mano sinistra un po' tira giù questa mano destra. Immagina che vuoi avvicinare gomito sinistro al tallone sinistro. Guarda giù verso la terra. Mantieni questa postura. Caterina, tu fai un pochino meno, puoi farlo anche te. Bravissima, fai attenzione, carissima. Ok, bene. Ok. Espirando. Sciogliamo. Torniamo in avanti, appoggiamo le mani. Raddrizzo la gamba destra, così che sto sul tallone. Ed espirando, scendo, rilasso la schiena e il collo. Tutte queste posture sono veramente fondamentali, sono bellissime, anche se sono semplici. Ok, inspiro, alzo la testa. Espiro, riporto la gamba destra dietro. Appoggio il ginocchio destro. Rimani qua un attimino. Inspira tranquillamente. Appoggia la mano sinistra per terra. Ed espirando, porta il braccio destro sotto il braccio sinistro. Ed appoggia la spalla e la guancia. Guarda qua fuori. Ok? Questa è la postura base. Se vuoi provare, puoi cercare di portare su la gamba sinistra e mantenere l'equilibrio. Devi girare un po' la testa verso il cielo per l'equilibrio qua. E cerca di mantenere questo. Per chi studenti sanno già, ma si può anche prendere la caviglia e mantenere questo equilibrio sulla spalla destra. Come vedi, la spalla sinistra è in aria, oppure semplicemente rimani in questa posizione, postura, così va bene. Ok? Vediamo dove siete. Bravissima. Ok, e sciogliamo. Vieni su, facciamo vinyasa. C'è un bel vinyasa invigorante. Torniamo in cane. Attenzione, inspiro, allungo la gamba sinistra. Espiro, la porto davanti, appoggio il ginocchio destro e vengo su. Assicuro che il piede sinistro sta giù per terra e il ginocchio guarda davanti ed inspirando mi ruoto
qua fuori, lato destro. Quindi sentirai l'apertura dell'arco sinistra. Prossimo inspiro, braccio su, espiro mano giù, aggrappo con la mano destra. E poi uso questa mano destra di tirare gentilmente giù questo braccio, così che il gomito va verso il tallone destro. Allora, mi raccomando, non esagerare con questa postura. Non devi toccare quel tallone col gomito. Devi solo aprire la parte sinistra del corpo. Bravi. Anzi, brave. Sbaglio sempre. Ok. Inspiro, torno su, sciolgo le mani, ruoto in avanti, espiro, appoggio le mani per terra, raddrizzo la gamba sinistra, così che stai adesso sul tallone. Questa è la mia postura preferita questi giorni, non so perché, e poi aspirando qua scendo verso la terra. Forse perché veramente allunga questa catena posteriore del corpo. Quindi rilassati qua, sciogli tutto. Sciogli il collo. Inspirando gentilmente, alza la testa. Espiro, porto la gamba dietro ed appoggio anche qua il ginocchio. Adesso sono quattro zampe. Che inspiro di nuovo ed espirando comincio a infilare braccio sinistro sotto braccio destro, appoggio la spalla sinistra ed appoggio la guancia. Puoi rimanere qua tranquillamente, non devi andare oltre se non passi. Se te la senti, cerca di alzare la gamba destra, puoi ruotare un po' la testa su, verso l'alto, così l'equilibrio è più facile. E se te la senti, aggrappi la caviglia e spingi sul ginocchio. E questo per i vecchi studenti, ok? Quindi prima devi sentirti molto stabile dove sei. Ciao Chris, perché non pratichi? Ok, espirando, appoggiamo tutto giù. Inspiro, torno su a quattro zampe. Espiro, faccio il mio chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Andiamo in Malasana, facciamo un bel Malasana, ok? Portate i piedi avanti, talloni dentro, tiri fuori i piedi, scendi in squat, porta le mani davanti al cuore, cerca di allungare la schiena, mantenere Malasana classico. Respira tranquillamente, almeno 5 respiri. Bravissima, bene. E poi portiamo le mani dietro la nuca, dita intrecciate. Gomiti verso la terra e gentilmente spingo la testa giù, così che il mento tocca lo sterno, allungando l'indolo spinale.
Ok. Inspiro. Alzo la testa, sciolgo tutto. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cat. Inspiro, vengo avanti, mi siedo sul tappetino, allungo le braccia verso l'alto, espiro, scendo in Paschimottanasana. Ok, inspiro, torno su, espiro, sciolgo la postura. Va bene, vediamo queste, vengo un po' più vicino a voi, così mi vedete meglio, e vediamo un po' queste posture di nodi, nodo, perché sono molto belli. Vabbè, così non mi vedete proprio bene. Quindi torna dietro, qua. Ok? Allora, prima cosa facciamo, tolgo pure i pantaloni, così vedete le gambine, e porto la gamba sinistra qua, e cerco di portare la caviglia destro sopra il ginocchio sinistro. E questo già a me, per esempio, dà un sacco di fastidio. Quindi, se uno non è abbastanza flessibile nel ginocchio, o nelle anche, questo ti può dare un po' di fastidio. Allora, vedi dove arrivi qua. Magari stai solo qua dove io, perché ti fa male qualcosa, oppure puoi portare un pochino più vicino questo piede sinistro verso di te. Però non importa tanto, puoi anche tenerlo aperto così. Stai già lavorando tantissimo. Semplicemente faccio una cosa più semplice in assoluto. Infilo il braccio destro qua sotto e anche il braccio sinistro qua sotto. Tutte e due infilo, così che le mani guardano verso di me. Ok? E poi semplicemente cercherò di far scendere la testa, appoggiare la testa qua sopra lo stinco e mettere le mani sopra la testa, tutto qua. Quindi questo è un nodo molto molto semplice, ancora non siamo proprio nodatissimi, però senti un po', ok Martina, porta il braccio destro sotto la gamba, ah no, ok, scusami, certo, ok, bravissima, vabbè Caterina, tu con quella pancione, brave. E sciogliamo ragazza, ok? Espiri, sciogli. E senti che questo è un lavoro, un sacco di lavoro. Cerchiamo di andare dall'altro lato, ok? Ilaria, stai bene con la testa? Ok. Porta l'altra gamba, vedi dove arrivi. Piano, piano, Cata, va bene lì, amore, ok? Quello ti apre bene la l'anca, ok? E poi infili le braccia. Quanto puoi. Ecco qua, e stai lì. Ok, una volta che nasce quel bambino, tornerai nel nodo. E quindi l'altro lato, stessa cosa. Ok. E poi sciolgo. Ok, proviamo un altro nodo. Un altro nodo, ragazzi, simile a questo. Braccio destro, anche a caviglia destra sopra il ginocchio.
braccio destro qua sotto. Ok? Mano verso di te. Adesso questo braccio sinistro ancora libero, girati a sinistra, quindi fai una rotazione adesso, un po' di rotazione della schiena, così che guardo qua, lato sinistro. Porta sul braccio sinistro e cerca di unire le mani e fare questo. Vecchi studenti, se siete state bene qua, potete anche staccare il piede sinistro dalla terra e mantenere l'equilibrio con gli addominali. Brava. Molto bella, Chiara, bel lavoro. Ok. E poi piano piano sciogli. Quindi questa postura è bene, Ilaria, buon lavoro. Queste posture sono scomode. Quindi il nostro obiettivo è di stare tranquille, rilassate durante la postura, anche se è molto scomoda. Quindi devi respirare. Respiri tranquillamente. Fai i tuoi cinque respiri. Ma andiamo dall'altro lato. Infilo braccio sinistro. Ok, e mi giro fuori a destra, mi ruoto fuori. Ok? Allora, più riesci a infilare questo braccio, più riuscirai ad anche prendere le mani. All'inizio magari sei tutto un po' gobbo perché ancora non c'è quella apertura, però poi dopo riuscirai a tenere la schiena più o meno dritta. Ruoti fuori, poi se riesci stacchi il piede, puoi anche allungare, fare un mezzo Navasana, quello che vuoi. Bravissimi. Ok, dopo 5 rilascia tutto. Ok, facciamo un'altra variante ancora di questo, vi faccio vedere. Sarà molto, molto, molto più difficile però. Allora, qua, prima abbiamo portato la caviglia sopra il ginocchio, adesso lo portiamo qua sotto. Così devi proprio incastrare, è più facile in un certo senso, devi incastrare questa caviglia, qui sotto il ginocchio, così che riesci a mantenere questo qua. Ok? Infila di nuovo il braccio destro qua, all'interno, ed aggrappa il piede sinistro. Vedi che ho incrociato qua, il braccio destro e stingo sinistro. Cerca di non perdere il piede. Ruotati fuori a sinistra di nuovo. Inspira, porta sul braccio sinistro. Ed espirando, cerca di prendere o la spalla o il ginocchio destro, così. Questo è un mezzo nodo. Perché gli studenti potete pure staccare il piede sinistro e mantenere il nodo in equilibrio. Vedi un po'. Allora, vediamo. Quindi incastra la caviglia. Brava Martina. Ok, respira lì. Brava Dani, buon lavoro. Ok. Tutta brava, fantastico. Espirando, sciolgo tutto. Ok? Adesso vediamo se riuscite a entrare dall'altro lato, non aiuto, vediamo che succede, devi fare la stessa postura dall'altro lato, vedi? Vedi se ti ricordi. Allora, la mano sinistra dovrebbe andare verso il piede destro, Ilaria, mano sinistra giù. Vedi se riesci a arrivarci. Ruotati fuori,
Cerca sempre la stabilità. Una volta che sei stabile, cerca di stare comoda anche. Stabile e comoda. Bravissima. Ok. Brava, brava. Ok. Sciogliamo. Bene. E quindi questi erano 3-4 nodi così per cominciare, nodi semplici, però come vedete è un po' particolare perché porta il corpo in posizioni che non facciamo mai, quindi devi veramente un po' capire cosa stai facendo e come ti senti in quella postura. Adesso potete fare un vinyasa se ve la sentite, se invece siete stanche ci mettiamo sdraiate. Ok. Simona, tutto bene? Fai qua vignessa, amore, dai. Ok. Ragazzi, adesso ci sdraiamo, cerchiamo di aprire un po' il corpo, ok? Perché dopo i nodi dobbiamo veramente rilassare la schiena, ok? Quindi Caterina, anche tu fai attenzione qua, semplicemente allungo le gambe, porto sulle braccia e cerco di allungarmi così per terra, aprire qui davanti. Fai 5 respiri, profondi, ok, e poi sciogliamo ed andiamo un bambino. E sentiamo un po' la parte lombare della schiena. Scioglieteli, rilassate. Facciamo un bambino felice, quindi apriamo la coscia, portiamo su piedi e poi spingiamo giù. Dondoliamo destra e sinistra. E poi torniamo, se vuoi puoi andare giù a destra e a sinistra, rotolare un po' con le due ginocchia, così le mani stanno giù per terra, un po' rotoli, questo è molto utile, molto bello per la schiena. Quindi stiamo cercando di completamente sciogliere la colonna vertebrale, il bacino, le anche. E poi se e quando sei pronta, puoi andare tranquillamente in Viparita Karani o Candela. Assicura che tieni le gambe in alto per un po' di tempo per aiutare la circolazione gambe pesante. Adesso arriva il tempo caldo, quindi sarà sempre più
Io oggi, il primo giorno caldo, stavo camminando ad Albano, sentivo queste gambe come due tronchi proprio pesantissimi. Ero molto, molto consapevole delle mie gambe, erano proprio pesanti perché ancora non sono, il corpo non è abituato al caldo. Quindi tenete sulle gambe, poi magari anche quando fate la doccia con l'acqua fredda, potete tenere le gambe sotto acqua fredda per un po' di tempo, aiuta anche quello. Però comunque elevare le gambe in estate. Ok, poi piano piano pesce. E respira Sabrina, respira. Chiudi i gomiti. Rilassamento adesso, quindi semplicemente sciogliete tutti. Tutti i tensioni adesso che abbiamo accumulato. E un po' lasciate andare tutto il corpo che scende verso la terra.